Giovanni, qua abbiamo Giuseppe La Plaga, siamo gli amministratori della società che gestisce il Parco Avventura delle Madonie. Per chi di voi non ci fosse stato in passato, è un parco all'interno di un'area del Parco delle Madonie, siamo in zona B di parco, un'area naturalistica particolare di pregio, denominata Gorgonero proprio per la presenza di questo ambiente umido, uno dei pochi presenti qua sulle Madonie, che dà il nome proprio alla località. Qua ci sono delle specie vegetali molto importanti, endemiche, come la felce, la filicia francese, Ornunda regalis, che cresce all'interno dello stagno di Gorgonero. All'interno di quest'area che abbiamo scelto materialmente, abbiamo realizzato nel 2008 il primo parco avventura del sud Italia. Da lì abbiamo cominciato a investire e costruire sempre nuove attività, nuove attrazioni all'interno di quest'area naturalistica, aumentando il numero di percorsi e implementando anche altre attività. Quindi troverete qua all'interno i percorsi acrobatici in altezza, che sono appunto questi attraversamenti, questi ponti tra gli alberi che trovate all'interno del parco. Troverete il lancio nel vuoto da una pedana a 13 metri e altre attività complementari come l'arrampicata, il tiro con l'arco, l'orienteering e così via. Negli anni abbiamo sempre più implementato nuovi servizi, sia per destagionalizzare chiaramente le attività all'interno del parco, sia per allargare il target di riferimento dei nostri clienti. Per cui abbiamo lavorato molto, per esempio, con le scuole, e facciamo molte attività didattiche all'interno di quest'area, abbinandole chiaramente alle attività ecosportive. E un altro servizio di punta, mi piace dire, appunto, sono i campi estivi per i bambini. Facciamo campi estivi residenziali che durano una settimana. I bambini vengono qui, dormono in tenda tutta la settimana, sono delle tende comuni con tanto di letto e materasso, dormono comodi però all'interno di tende. Facciamo fare tutta una serie di attività all'aperto legate al Parco Avventura ma anche al territorio madonita. In quel frangente, in quella settimana, sono vietati telefoni, smartphone, giochi elettronici, sono banditi, se non appunto gli diamo una retta la sera giusto per chiamare e sentirsi con le famiglie. E devo dire che i ragazzi, i bambini, non ne sentono bisogno, stranamente. Cioè, quando sono qua sono presi da tantissime attività, per cui passano una bellissima settimana. Quindi di rilasciare le spore, la foratura del cestino consente tutto questo. Oggi vi guiderò in questa passeggiata, che serve non tanto a riconoscere i funghi, perché sarebbe troppo poco, non esaustiva una passeggiata di questo tipo per conoscere il mondo dei funghi, però sicuramente per conoscere il ruolo che i funghi hanno all'interno di un ecosistema complesso come il bosco, di come magari si raccolgono, di come ci vuole il permesso per raccoglierli, ci vuole un patentino, e di come si va in bosco in sicurezza. La prima cosa che faccio, do l'esempio, la prima cosa che ho portato è il cestino, perché i funghi non si raccolgono e si pongono all'interno di un sacchetto di plastica. Allora, io perché sono usando? Allora, i funghi, per riconoscerli, ma io non sono bravissima, per riconoscerli bisogna usare tutti e cinque i sensi. Io ho un coltello. La vedete questa parte qua più morbida? Adesso ve lo faccio girare. Lo chiamiamo in gergo vavuso. E capirete perché quando ve lo faccio girare per le mani. È viscido. Perché è un territorio un po' difficile e quindi le proprietà sono abbastanza piccole, piccoli giardini, piccoli frutteti, e questo ha consentito da un lato
uno scarso sviluppo agricolo, però dall'altro lato c'è anche, diciamo, il lato positivo, che è quello che in questi piccoli giardini si sono conservati e si conservano tuttora tantissime varietà tradizionali di pero, di melo, di susino, di ciliegio, che noi in questi anni abbiamo recuperato e abbiamo moltiplicato per innesto. Abbiamo una collezione in vaso. Allora, Scatti di emozione è una mostra fotografica che abbiamo realizzato all'interno delle attività del progetto Madonia Agrosalute, un progetto finanziato dal GAL, la cooperativa Acquamarina, e gestito da un insieme, in realtà da un partenariato, in cui Acquamarina è capofila, ma ci sono altre realtà del territorio, tra cui la cooperativa Petraviva, l'azienda vitivinicola Tenuta San Giaimo e l'associazione Adventure Times, che ci ha permesso di lavorare su due azioni: un'azione rivolta alle scolaresche del territorio e l'altra azione invece rivolta ad un gruppo di 17 pazienti con disabilità psichica che sono stati segnalati dai servizi sociali dei comuni e con i quali abbiamo svolto diversi tipi di attività: attività educative cinofile, attività sportive qui al Parco Avventura, attività di vendemmia e di processi di produzione del vino nell'azienda vitivinicola, e poi abbiamo realizzato anche una mostra fotografica, perché la nostra fotografa Martina ha intanto svolto delle foto durante tutte le attività che hanno fatto i ragazzi, e poi ci siamo accorti che in realtà era per loro un forte desiderio quello di poter avere in mano anche loro una macchina fotografica e poter catturare delle peculiarità, dei momenti particolari, e da lì è nata l'idea di realizzare questa mostra fotografica che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, e in cui c'è una parte di foto che raccontano un po' tutte le varie fasi e tutte le attività del progetto. Dall'altro lato invece ci sono le fotografie scattate dai nostri utenti. Ci veniva continuamente tagliato, sempre con criterio. Allora, non so ancora adesso cosa fare, però penso a un piccolo piatto. Questa qui era enorme, tanto così. Sistematica, mi fece appassionare di Orbele, a Barba Bianca. Io la collaboratore è stato di Raimondi e anche noi silenzio, come la forza cangitana, quando cangia una cosa buona dicono c'è un silenzio o zitto. Dopo mi chiedo spesso il silenzio, che il zitto è ancora più pesante. Allora, quindi tu qui ci hai portato alcune delle cose più buone, sì, che tu produci dove? Raccontiamogli. A Calcarelli.